Oggi ricettina velocissima, è una frittatina che faccio molto spesso in estate, specialmente. Vado a pulire tre cipollotti, tolgo tutte le parti che sono un po' coriacee e un po' sciupate. Sfilo anche la pellicina leggera che hanno sopra e poi li vado a lavare bene proprio dentro le foglioline perché è lì che si annida un po' di sporco. Le taglio. Io faccio dei pezzettini un po' piccoli perché la frittata mi piace così, un po' più compatta, diciamo, nel gusto. Vado a mettere un filo d'olio e un pochino di sale, lascio un attimo macerare. Metto da parte un po' di basilico e anche un po' di prezzemolo. Se vi piace potete aggiungere anche un pezzettino di aglio, se siete amanti dell'aglio. Andiamo a mettere i nostri cipollotti in padella calda. Li lasciamo soffriggere un pochino, circa 2 minuti, a fuoco dolce. La cottura non deve essere violenta, se no bruceranno. Il mio trucco è di coprire sempre comunque con un coperchio. Il vapore che creerà non me li farà mai bruciare. Dopo un paio di minuti vado ad aggiungere due o tre cucchiai di acqua. Copro e lascio cuocere sempre a fuoco dolce. Metto 6 uova, un po' di pepe, un pizzico di sale, il basilico e il prezzemolo tritato. C'è chi aggiunge in questo momento anche delle gocce di limone. Questo serve per non avere il caratteristico odore forte dell'uovo. Mettiamo i nostri cipollotti tutto insieme, una giratina velocissima e in padella a cuocere. Vado di nuovo a coprire, fuoco dolcissimo. Quando vedete che la frittatina ha questo aspetto, spegnete e lasciate coperto per quasi 10 minuti, controllate. Deve avere questo aspetto, cuocerà da sé, non importa tenere il gas acceso. Ora possiamo gustarla così oppure farcirla come più vogliamo. Meglio se consumata comunque fredda. O almeno per i miei gusti è molto molto più buona. Avevo un po' di formaggi in frigo, li ho tolti di lì, si vede. Ok, andiamo a mettere tutto su un piatto, lasciamo coperto come vedete un attimino che si scioglie anche il formaggio. Potete servirla tranquillamente senza rotolarla, ma io in questo caso ho fatto una specie di omelette. Servita con insalata e pomodori, veramente è la sua morte, ragazzi. Io vi consiglio questo piatto veloce. E ringrazio tutti quanti per l'attenzione al mio video. Un bacione e alla prossima ricetta. Lulu!